Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, quello che vi parla Simudan 2000. E oggi ragazzi siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse per continuare la serie su questo fantastico gioco. Oggi ragazzi siamo con il settimo episodio. E se vi ricordate, nell'ultimo episodio abbiamo finalmente finito la saga di Freezer. Abbiamo aiutato Goku trasformato nel leggendario Super Saiyan a sconfiggere Freezer, massima potenza su Namek distrutto. E stranamente Mire e Towa non si sono fatti vedere per cambiare la storia. Ovviamente per quanto riguarda la parte finale tra Goku e Freezer, perché non ci sono stati dei cambiamenti così grandi. A parte Freezer con una potenza incredibilmente corrotta, non ci sono stati dei cambiamenti davvero assurdi. Quindi detto ciò, Trunks e il Kaioshin del Tempo, anzi e la Kaioshin del Tempo, infatti si sono insospettiti del fatto che Mire e Towa non si siano fatti vedere. Perciò direi che possiamo andare avanti e iniziare la saga degli androidi. Ovviamente ragazzi, prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e soprattutto ragazzi anche di lasciare un bel commento. Inoltre, come vedete, il mio personaggio è livello 47, quindi ogni episodio aumentiamo sempre di più e diventiamo sempre di più fortissimi. Inoltre, se vedete, adesso il mio personaggio ha finalmente un bello stile, ha finalmente degli ottimi abiti, ha anche un nuovo scouter o rilevatore, come volete chiamarlo voi. E ci sta davvero a pennello, infatti vedete ora con gli abiti davvero è finalmente diventato un ottimo personaggio. A questo punto direi che possiamo continuare la storia. Let's go. Distorsione in un'altra pergamena, scommetto che opera di Mira. Accetti l'incarico nella pattuglia temporale? Certo che l'accetto, andiamo. Alla Camera del Tempo. Era 767. Ah, ci siamo proprio alla fine. Gohan qui però non è Super Saiyan 2, inoltre con tutte e due le braccia, quindi già da qui possiamo vedere i cambiamenti. I 6 Junior che hanno praticamente eliminato tutti. Goku è ancora vivo. No, non deve andare così. Infatti andò. No. Questo no, questo non ci posso credere. Questa è una camera mia padre e figlio, anzi padre e figli, potrei dire io. E anche Gohan è scomparso. Incredibile. Assurdo, questo. C'è Mr. Satan che diventa malvagio. Questo è veramente, credo, la distorsione più grande di tutte. Peggio di quando Vegeta e Nappa erano entrambi scimmioni insieme. Ah, ora siamo alla normalità. Perfetto, eccoci qua. Mr. Satan che mostra la sua incredibile forza a Cell. Cell rimane impietrito dalla sua forza. Cioè, no, vabbè, non ci posso credere. Abbiamo spedito noi fuori dal ring, colpito. Ah, quindi affrontiamo subito noi Cell. Interessante. Perché l'hai fatto? Sì, si vede che era finito. Si vede. Beh, ma tu sei un idiota, Mr. Satan. Non lasciamo morire Mr. Satan. Ah, quindi dobbiamo anche difenderlo. Cioè, non solo ci spot, dobbiamo anche difenderlo. Bene. Vediamo un po'. Ah, quindi praticamente c'è la saga degli androidi, siamo subito alla fine. Anzi, questa invece che androidi, chiamiamola direttamente saga di Cell, perché siamo subito contro Cell. Cell però è finito di lanciare tutte queste palline, che dici? E combatti davvero uomo? E scappa, vabbè. Si è buggato Cell. Da un po'. Sono troppo gentile infatti, quindi hai ragione. Ok, si vede che il livello 47 ha subito influito parecchio, abbiamo fatto già degli ottimi danni a Cell. Siamo subito una bella tempesta gigante, giustamente lui usa la mossa suprema e si parte. E ci facciamo anche prendere, bene. Abbiamo iniziato un po' malino, Però Cell, allora, se poi questa barriera che non so perché su questo gioco c'è, che avvolgono i nemici, ok, d'accordo. Va bene. Ok, beh, iniziamo a fare tutte le qua. Ok. Perfetto. Pure la barriera, metti. Siamo a questo punto, bella un po' finale, vai! Giustamente non lo prendiamo. Perché lancia. Ah, vai Mr. Satan, vai così, aiutaci tu. Non te la faccio fare, non te la faccio fare. E invece l'ha fatta, non ci posso credere. Come sa che tra poco mi servirà pure una capsula, Vabbè, ho capito, se l'ha iniziato a spammare, perfetto. Cioè, io non ci posso credere.
È morto Mr. Satan, assurdo. Bene, dobbiamo rifare la missione, eccellente ragazzi. Abbiamo iniziato davvero da schifo. Va bene, riproviamoci. Allora, sinceramente Cell sembra che sia buggato, perché non fa altro che spammare e sia palline che colpi dell'aura. Fai questa barriera che lo avvolge, che lo aiuta pure parecchio. Bravo. Ecco qua, subisci tutto, subisci. Vabbè, si è lasciato andare all'aria così. Ole, perfetto. Ecco qua. Allora, stavolta però vado nella tua stessa traiettoria. No, stavolta... Ah, neanche la presa posso fare. Bene. Però continua a colpirti così. Vai. Giustamente. Fammi... no, non gliela farai. No, stavolta non gliela faccio fare. No, stavolta no. I trucchi non funzioneranno con me. Prendi questo. Ecco qua, hai visto? Prendi questo. Già è morto. Bravo, Mr. Satan. Perfetto. Ok, stavolta siamo stati più attenti. Ok. Ok, andiamo avanti. Vabbè, grado B, che a volte i gradi li danno a caso. Non capisco perché. Andiamo avanti. Vediamo un po' cosa succederà. Ah, ancora tu. Oh, ti provo a arrendere. Ecco, perfetto. Fuori dal ring. E noi rimaniamo impietriti. Ah, è ancora vivo, meno male. Ora tocca? Sono loro, Bire e Towa. Oh, che hanno colpito? Ah, lui. Incredibile. Assurdo. Pazzesco. Anche noi rimaniamo sbigottiti della sua potenza. Mr. Satan combatte, fuori dai piedi. Bene. Anzi, male. Ah, bene, c'è anche Goku che ci darà una bella mano. Il cervello ce l'hai, Cell, ce l'hai. Grande Goku, tu pensa a Cell, noi pensiamo a Mr. Satan. Facci sotto bello, avanti. Ok, ecco qua. Ha pure le mosse d'aura, bene. Ok, perfetto. Ok. Ancora. Ok. Ok, d'accordo. Allora prendiamo col lampo finale. Lampo finale. Beh, abbiamo leggermente preso, dai. Ok. E schiva ancora questo. Vabbè, va. Ma che vabbè. Ok. Vai. Colpiscilo, continua. Nel frattempo Cell continua a parlare con Goku. Vai, voi combattete, datevele di tanta ragione nel frattempo. Coraggio. Ok. Adesso. Vabbè, sta dietro, però sta dietro. Vabbè. Abbiamo un po' messo nella traiettoria del lampo finale. Ma riesci a prenderlo questo? Ok. Dai, vabbè, da dietro riesco neanche a colpirlo, bene. Ah, pure la mossa che avvelina qua, tipo che rallenta. Oh. Vabbè, ho capito, va. Vai. Perfetto. La tempesta gigante non fallisce mai. Ecco perché la uso sempre. Con tutti i bene che avevo il lampo finale, ma purtroppo è una mossa un po' sfortunata il lampo finale. Ok. Adesso schiaccio il metrico, dai. Perfettissimo. Se manca poco coraggio, avanti, bello. Ancora, vai. Perfetto, Mr. Satan sistemato. Ok, ora tu riposati. Adesso Cell, cosa farai Cell? Non pensavo che sarebbe stato così divertente. E distruggi il ring. Bene, perché non vuole nessun limite. Vuole combattere contro Goku a piena potenza. Senza limiti. Ok, stavolta... ancora peggio, grado C. Bene, bene. Ok, andiamo avanti. Immortale Mr. Satan al gioco di Cell. Ma quindi è ancora vivo. Dopo tutto questo macello è ancora vivo. Ma veramente. Ok, Goku che è un po' esausto. Cell che invece con la sua energia corrotta, Mr. Satan si rialza. Giusto, giusto. È ancora più incazzato. Ok, d'accordo. Ah, almeno la salute è tornata come prima. Anche se però comunque io ho...
Ho messo anche le capsule per ogni evenienza. E vabbè. La finisci, grazie. Ok, vai. Coraggio, è così. Perfetto. La dura sta mossa, schiaccia le meteorite. Giustamente lui riesce a prendere prima con questa cavolo di mossa che... Vai, 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 continua, vai, bravissimo. Noi non riusciamo a prenderlo, lui ci prende con una facilità assurda. Però ora, se gentilmente la smetti, perché stai iniziando leggermente ad altre armi. Ora nel frattempo si arrende così, bene. Ok. Vai. Perfetto. Ok, ah, ora sì che ragioniamo, bene. Perfetto, anche una bella cannone, neanche giustamente non lo prende, ma mi sembra normalissimo. Beh, vabbè, vedete, questo succede, eh? Senza figure, lui saltella così, così, vabbè. Ok. Vedete, manca poco forza. Manca pochissimo. Goku praticamente è morto. Vabbè, dai Gohan, ora tocca a te forza. Goku è morto, bene. Gohan, tu vieni? Perché nel genere ne ho due contro qui. Ok, niente, questo neanche serve, perfetto. Ok. Allora, manca poco coraggio. Vai con una... Vabbè, se fa... cambio mossa, va, non è Galick. E non gli fa niente. Forza, perfetto. Ti prego adesso, levati dai piedi, Mr. Satan. Per cortesia, levati. Ok, energia finita. Ah, ok, sei vivo, però adesso vattene da qui perché, appunto, è pericoloso. Ok, allora, abbiamo concluso anche questo combattimento. Ancora credo uccido, beh, vabbè, però, ok, sì, almeno siamo aumentati di livello, perfetto. Livello 48, ora facciamo il prossimo pezzo. Anche se Junior colpisce l'energia corrotta. Ah, interessante. Allora, infuriati Gohan, i pericolosi Cell Junior, e sconfiggiamoli, anche se sarà tosta qui, eh. Ragazzi, forza, datemi una mano. Anche se qui la tempesta gigante mi sarà molto utile, siccome ho una tecnica che colpisce ad aria, quindi... Ah, allora. Allora, dunque, qua dobbiamo resistere. Ok, perfetto, colpito. Allora, fai attenzione, sono incredibilmente forti. Lo so, Goku. Lo so che sono i tuoi figli, bello. Allora, colpiamo questo qua, cerchiamo di colpirlo. Perfetto, colpito. Finalmente, vai Gohan, arrabbiati avanti. E niente, non preso. Ok, bene. Però Cell, mi sa che te ne pentirai, quando Gohan si arrabbierà. Fidati, ti arrabbierai, sì. Guarda questo, come scrivi colpi, ma è assurdo. Ma com'è incredibile. Allora, dove sei? Eccoti qua. Ok. Quanti Gohan, forza, arrabbiati, incazzati! Sfogati! Quello che qua comunque è dura, c'è questo aiuto. Coraggio. Non sai come accedere a questa potenza, ti serve soltanto lo stimolo, piccolo. L'ho capito, ma... ma non ci posso credere, vabbè, mo basta però, Questo non dovevi farmelo. Guarda quegli imbecilli che non mi danno una mano, ma è assurdo proprio. Vabbè, ho capito, va. Ecco, preso. Ecco qua, fatto fuori. Gohan, ti arrabbi adesso per cortesia, perché ci serve una mano. Arrabbiati. Ancora voi. Chi verrà colpito adesso? Non ci credo, proprio Gohan. Ah, però finalmente si è arrabbiato. Allora, non solo adesso è potentissimo col Super Saiyan di secondo livello, ma ora anche la lavora corrotta. Bene. Ok, beh, almeno però ci hanno risparmiato la fatica di farlo arrabbiare quei due. Hanno fatto qualcosa di buono finalmente. Ah, che poi tra l'altro è pure con noi Gohan malvagio, beh. Qualcosa di positivo, finalmente. Ora facciamo fuori questi idioti. Allora. Perfetto.
Ok. Dovrebbe essere così sinistra. Oh, calma, questi quanto mi levano, se il Junior, mamma mia. Vabbè, guarda questo. Forza, fallo pure a questo. Perfetto, quello fallo pure, fatto pure, fallo pure. Ok, adesso facciamo pure questo che non l'ho colpito neanche una volta. Però mi sa che qua mi sa... devo prendermi una capsuletta. Perché sono un po' in fin di vita. Ah, bene. Allora, con il segno in fin di vita. Ok, Z. Ok, tutta l'energia. Senti, ma tu che ca... ma guarda questo. Neanche riesco a mirarlo. Vabbè. Senti, tu cosa vuoi? Vuoi morire così, d'accordo? D'accordo, levo tu. Perfetto, becca di pure questo. È eccellente. Come funziona quindi questo livello? Alla fine comunque si è ripetuto come volevi tu. Non come voleva la storia, non si è ripetuto con lo stimolo di C16, ma almeno si è arrabbiato, quindi sei comunque in pericolo. Allora, senti, tu, per cortesia. Ok, perfetto. Ah, ok. Oh, però, Gohan, cos'è questa risata malvagia? È proprio... ma che risata è? Proprio tenebra, tetra. Ok, perfetto, questo qui ce l'abbiamo fatta. Allora, ragazzi, io direi che dopo questa battaglia noi possiamo tornare al covo del tempo. E possiamo continuare così al prossimo episodio, altrimenti poi diventa troppo lungo e tutta la saga di Cell la finiamo in un solo episodio, e non voglio. Quindi torniamo al covo del tempo, coraggio. Perfetto ragazzi, siamo tornati al covo del tempo. Dunque, cosa c'è da dire? In questo episodio è successo di nuovo di tutto. Mr. Satan che diventa malvagio, Gohan che diventa malvagio, però almeno Gohan fortunatamente era dalla nostra parte, quindi era ultra potente. E davvero, io sono rimasto basito quando ho visto davvero Mr. Satan colpito dall'energia negativa. Cose assurde. Però come sappiamo i cambiamenti prevedono anche questo, vedere cose assurde. E detto ciò ragazzi, io direi che questo episodio, questo settimo episodio di Xenoverse 1 vi sia piaciuto. Se è così vi raccomando come al solito di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e soprattutto lasciate anche un bel commento. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ragazzi, alla prossima!